Abbiamo parlato poco anche della prima, comunque per non annoiare, avete sentito due, avete già sentito due mondi completamente diversi, la prima birra e la seconda birra. La 5, questa qui è la birra più venduta del birrificio, insomma, diciamo, quella che produciamo di più. E è proprio la semplicità della birra, perché comunque viene fatta con un solo tipo di malto che viene chiamato malto Pils, non per la tipologia di fermentazione Pils a bassa, ma proprio si chiama malto Pils ed è usato di base nella maggior parte delle birre. Le birre nostre vengono fatte tutte con malto Pils di base. Questa birra qui, la 5, è una birra dove uso solo malto Pils e tanto luppolo. Tanto luppolo che significa? Lo sentite? Tutto quello che si sente in aroma e tutto quello che si sente nella persistenza in bocca, quindi questo amaro persistente e lungo, è solamente luppolo, quindi non ci sono altre speziature o aromatizzazioni rispetto alla PQK, che comunque era una birra con 4 cereali crudi, coriandolo, quindi anche al naso la birra era molto profumata per più ragioni, Qui è solo luppolo. Come ho detto, due mondi completamente diversi. Per tanti, parlavamo ora al tavolo, per tanti questa qui può essere anche una birra troppo amara, però comunque l'amaro sulle birre, come in tante altre cose, anche nel vino parlavamo, è una cosa che comunque il palato piano piano arriva ad assimilarlo. È ovvio che di primo impatto uno che non è abituato a bere birre amare si sente un po' spiazzato. Poi, se vogliamo essere sinceri fino in fondo, questa 5 qui è scivolata un pochino troppo la mano e quindi ci è andato una dose di luppolo un pochino più consistente. È cambiato il luppolo, abbiamo il luppolo nuovo da febbraio, raccolti 2009, gli alfa acidi, quindi l'unità di misura dell'amaro, erano molto più alti, quindi un pochino va assestata questa cosa. Diciamo che ora piano piano abbiamo assestato il tiro. Questa qui è un lotto che comunque inizia ad avere già un paio di mesi e mezzo di bottiglia, 3 mesi di bottiglia, quindi le prime birre che c'era il luppolo nuovo, e quindi si sente un po' di